discreto numero di nozioni, utili ed importanti, in questi ultimi anni. Quelli accademici, intendo dire. Purtroppo, però, nulla riguardo lo studio e la progettazione di un telecomando in grado di manovrare il tempo. Caso, comunque, ha voluto che proprio la settimana scorsa ne trovassi uno dentro un pacchetto di patatine, il che fu particolarmente una fortuna, considerando che mancano solo un paio di giorni alla mia laurea, ed io sto ancora qui a pensare a come poter sviluppare un portfolio sotto forma di cortometraggio. Guarda attorno e vede i propri progetti, concreti o cartacei, poi riguarda il foglio desolato. Poi? Come lo sviluppo il corto? Si faccio il film nel film tipo Ladro di Orchidee, poi? Allora? Cosa sei tu? Sì, una sedia in cartone, certo, trasportabile. Lì aveva una sedia. Era in cartone. Il suo era un nome inglese per il solo fatto che ciò le offriva un aspetto internazionale. Più interessante, insomma. Un qual tono di classe. Roll chair. Perché si arrotola. È molto semplice. Si tratta solamente di cartone tagliato e piegato. A mio parere la sua forza sta proprio nella sua semplicità. Sì, la sua forza è nella sua semplicità. La televendita? No, no, fammi finire. È anche comoda, la posso portare ovunque io voglia, ed è interamente riciclabile, biodegradabile, commestibile, biodegradabile. Saranno 2 giorni che ogni cosa è ferma. Cioè, 0 ore, 0 minuti e 0 secondi. E io ancora non sono arrivato alla seconda pagina.
23 ore. Di vuoto. Mi non arrivasse una buona idea. Thank you.
Il sogno che aveva vissuto poteva definirsi quantomeno strano. Ma di tutto ciò, quello che più l'aveva colpito era il più piccolo e misero, un semplice dettaglio, che pareva però l'unico aspetto sensato e reale all'interno dell'intera situazione. Quel marchio sul segnalibro, quei due omini semplici, stilizzati, che si davano la mano come l'immagine in televisione, e chissà perché avevano uno la testa dell'altro. Ricreavano un H. Ricreavano una H, un'enorme lettera H, proprio come quelle sparse sul tavolo. E gli omini che si davano la mano erano un gesto di pace, di scambio. Ma allora... allora forse tutto aveva un senso. Forse tutto aveva un senso per davvero. Ma certo, sì! Forse tutto aveva un senso per davvero. Certo, sì. Ma certo, sì. Ecco come inserisco il logo Hermes nel corto. Ma sì, potevo pensarci subito. Spiego che gli omini rappresentavano l'idea di scambio e di fratellanza. E il colore delle loro teste era invertito proprio per enfatizzare quest'idea. E tutto inoltre era costruito per dare un'impressione di un'enorme lettera H, che è proprio l'iniziale del marchio. Ma sì! Ma certo, sì! Mancano 14 ore. Magnifico, ottimo lavoro, ottimo lavoro.
La campagna pubblicitaria per Genova Teatro. La campagna pubblicitaria per Genova Teatro. Ci mette anche questo nel cortometraggio. Ma sì. Ma certo. Come ho fatto a non pensarci subito? Quando era più? Sì, durante il tirocinio a studio film. Sì, se no nessuno te l'avrebbe pubblicato mai. Ma sì. Come potevo dimenticarmi? Infine, uno sguardo fuori dalla finestra gli ricordò del suo progetto per la grafica della campagna pubblicitaria per Genova Teatro, che aveva elaborato durante il tirocinio presso lo studio Pirma. Ma no, dai, raccontala un po' meglio di così. Più dettagli, di pathos. Così sembra il classico portfolio, racconto, elenco di cose, basta. E come dovrei presentarlo, scusa? Ho disegnato una cosa. Mi hanno dato l'idea, l'ho realizzata, mi è piaciuta e l'ho pubblicata a fine. Sì, vabbè, ma raccontala un po' meglio di così. E poi risalta questo progetto, è il tuo risultato più grande, no? Vantati. Ah, e comunque conterò la telecomando anche, che non l'hai spinto. E come intendevi andare avanti, scusa? Ma boh, ci puoi mettere che l'idea era utilizzare un simbolo, cioè il fumetto, come richiamo al logo e alle vecchie campagne, ma utilizzarlo come riquadro per il testo, a modo di dialoghi, come se uscisse dai palazzi, tra i condomini, eccetera, eccetera. Un po' come se prima nell'altra stanza avessi visto in lontananza i dialoghi tra i palazzi. L'idea era utilizzare un simbolo, cioè il fumetto, come richiamo, giusto? Come richiamo al logo e com'era alle vecchie campagne, no? Ma sì, che vuoi che ne sappia? Io sono parte del corto come tutto il resto. Il corto come tutto il resto. Bene, adesso inizia il lavoro vero. Facciamo che il tempo riparte, così arrivo già domani mattina, poi stoppo per dormire, vado? Sì.